tutti! Oggi sono qua per mostrarvi tre modi diversi per preparare la schiuma di latte e farvi quindi un ottimo cappuccino in casa senza utilizzare macchinetta né cappuccinatore. Molto spesso infatti quando posto foto e video dei miei cappuccini o bevande calde con la schiuma di latte mi scrivete in tanti: è facile con la macchinetta che fa tutto per te. Io infatti qua a casa ho una macchina del caffè, la Nespresso Latissima One, che fa il cappuccino da sola, basta metterle il latte e lei fa tutto. Però in realtà è possibile realizzare un'ottima schiuma di latte a casa anche utilizzando banalmente degli oggetti che possedete già, e quindi ho pensato potesse essere un'ottima idea mostrarvi come preparare della schiuma di latte e quindi farvi un ottimo cappuccino fatto in casa. Piccola precisazione: non tutti i tipi di latte vanno bene per montare la schiuma. Questo vale in linea generale anche per i cappuccinatori: per quanto abbiate un'ottima macchinetta montalatte, se utilizzate un tipo di latte che non si presta particolarmente non otterrete un'ottima schiuma. Il latte che viene utilizzato più frequentemente ad esempio al bar è latte fresco vaccino intero, ma è possibile utilizzare anche delle alternative vegetali. In questo video in particolare io vi mostrerò come montare il latte utilizzando del latte di soia, che secondo me è l'alternativa vegetale migliore. Penso che ogni tipo di latte di soia riesca a montare e a dare una schiuma più o meno soddisfacente. Un'altra alternativa vegetale che a me ad esempio piace molto e che monta praticamente sempre è il latte d'avena. Al contrario, vi sconsiglio fortemente il latte di riso o il latte di cocco, che è spesso un mix fra latte di riso e latte di cocco, e il latte di mandorla per me non è abbastanza soddisfacente, ma è una questione ovviamente di gusti. Detto questo, direi di iniziare col video. Il primo metodo prevede l'utilizzo di un frullino elettrico, facilmente reperibile in ogni negozio di casalinghi anche per un paio di euro. Scaldate il latte, non portandolo a bollore, e utilizzate il frullino per circa 30 secondi. Un'alternativa meno costosa al montalatte elettrico è quello manuale. Volendo potete utilizzare anche una French press che avete già in casa, come ho fatto io. Anche in questo caso basta semplicemente scaldare il latte. I think we're getting into a weird area here. Infine il metodo più semplice: vi basterà semplicemente versare del latte caldo, non bollente, all'interno di un barattolo e shakerare. Start your computations. Questi sono i tre cappuccini terminati. Ovviamente la schiuma di latte potete utilizzarla anche per altre preparazioni, come ad esempio il chai o il matcha. Se proverete uno di questi metodi, mi raccomando, fatemelo sapere qua sotto nei commenti oppure taggatemi su Instagram. Detto questo, spero che il video possa esservi utile e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!